Buonasera a tutti. Presidente, segretario, care amiche, amici e graditi ospiti, ho riflettuto a lungo sulla necessità di intervenire in questa assise congressuale e le sensazioni che mi hanno fatto propendere per questa scelta sono da ricercarsi in quel profondo e oserei dire viscerale senso di appartenenza verso questo partito, il PDCS, che sento intimamente mio, non per mero ed egoistico senso di appartenenza, ma per il sincero affetto che nutro per le persone che ne fanno parte, persone che come me hanno fatto del loro impegno e della loro passione gli strumenti per sentirsi parte integrante di questa grande realtà politica. Parlare di un congresso di partito, a prescindere da coloro che si addentrano in questa difficile operazione, significa innanzitutto capire il motivo e la necessità del perché tutto ciò si genera. Il congresso rappresenta il momento di massima partecipazione attiva ad un progetto che, attraverso un percorso di ideale condivisione, deve generare quella nuova linea politica capace di imprimere un reale cambiamento nelle operatività del partito e sulla sua capacità di rigenerarsi storicamente ed umanamente, bandendo la rituale demagogia populistica per andare al centro del progetto che, mi avviso, si deve realizzare. Ridare dignità e spessore all'uomo quale attore principale di quel grande palcoscenico che è la vita politica. Non voglio ricorrere a frasi ad effetto per compiacere questa vasta platea, né tantomeno addentrarmi in fantomatiche considerazioni sulle negligenze più o meno evidenti che hanno contraddistinto l'operato del partito in questi ultimi e travagliati anni del nostro panorama nazionale. Mi preme piuttosto capire quale sia la reale volontà di cambiamento e chi rappresenti come soggetto la persona in grado di operare tale scelta. Avverto una particolare inquietudine ed un senso di disagio palese da parte di tutti noi, una sorta di fastidio nel constatare come la politica, invece di aggregare e fungere da collettore per le tante problematiche, risulti invece un'entità apparentemente scollegata con la realtà e vittime a volte della presunzione di coloro i quali pensano di poterne dettare le regole. Mi sono più volte domandato perché un partito come il nostro, che nasce con l'esigenza di comunicare una propria identità cattolica, fatta di partecipazione, condivisione, rispetto per la persona, per la famiglia e per la sua libertà, non riesca più a comunicarlo con enfasi ed incisività. La risposta penso stia nel fatto che ha smesso di interagire con ciò che rappresenta veramente la sua grande risorsa ed il valore più prezioso, la sua gente. Si è pensato di creare un partito moderno, dinamico, al passo con i tempi, ma progressivamente si è affievolito quello spirito che solo un senso di appartenenza sincero e spontaneo avevano creato, quella genuina familiarità che ci spingeva ad un confronto anche passionale, fatto di amichevoli rimbrotti e plateali esternazioni, ma sempre terribilmente vere, perché intime e frutto di un'amicizia che nasceva dal cuore e non dalla necessità di un'affermazione personale. Penserete che queste considerazioni nascano da un mio rifugio nostalgico, che certamente mi appartiene, ma penso serva per comprendere che il futuro si costruisce anche avvalendosi del passato, dove il passato serve a garantire quel patrimonio di valori ed idee che personalmente ritengo immutabili e non negoziabili. Chi si assume la grande responsabilità di rappresentarci e guidarci dovrà avere la costanza e l'umiltà di rimettere in discussione prima se stesso e poi il sistema che rappresenta, attento a ribadire il ruolo prioritario del PDCS nel contesto politico sammarinese, ma capace di mediare e di integrare le diverse realtà umane che compongono il nostro partito. Converrete con me che proprio in questo momento di generale instabilità emotiva e politica, ribadire l'appartenenza spontanea, costruttiva e leale al PDCS rappresenti la prima vera condizione per rilanciare la nostra immagine e la nostra azione per il bene del nostro Paese. Ecco perché penso che il nuovo segretario debba rappresentare questa volontà di cambiamento attraverso un coinvolgimento che parta dallo spessore umano che ogni persona possiede e deve essere utilizzato attraverso una fierezza d'appartenenza, un nuovo spessore morale ed un'azione che valorizzi l'uomo prima del profitto. Certo, il compito non è facile, ma possibile, con un programma chiaro, lineare, ma soprattutto credibile e realizzabile,
e devo colui che ne rappresenta il leader sappia agire con risolutezza e tempestività, assumendosi le responsabilità che competono al suo status, nel rispetto del potere sovrano che solo la nostra base possiede e dalla quale bisogna rendere conto con il proprio operato. Sicuramente tutto ciò non si addice a persone deboli di cuore, ma a persone con il cuore, capaci di avere uno sguardo nuovo che abbracci la realtà e non intenda modificarla per perseguire i propri obiettivi, ma che invece si avvalga della capacità di persone che, come lui, condividono un ideale e un percorso. Volendo concretizzare questi concetti e rendendoli operativi, penso che il primo passo che il futuro segretario dovrà compiere sia quello di riaffidarsi alle sezioni e riallacciare quel confronto costante con la propria base, indispensabile per avere il polso della situazione e delle problematiche relative alla vita del Paese, sia per monitorare l'umore del nostro elettorato, un elettorato pensante e capace di quello spirito critico ma costruttivo che sta alla base di ogni processo di rinnovamento politico ma anche sociale. Rinnegare questo concetto ed affidarsi ad una visione verticistica ha prodotto quella disaffezione per la politica, creando un'emorragia di consensi che sta investendo tutti i partiti. Frenare questa deriva è possibile, ripartendo dalla nostra identità e da un ritrovato entusiasmo che solo i giovani, a mio avviso, possono trasmetterci. Abbiamo bisogno di comunicare passione, emozione, di condividere uno slancio emotivo ed una coerenza che la consuetudine e l'abitudine hanno offuscato. Chi meglio dei giovani del PDCS può portarci a percorrere le strade della comunicazione e dell'innovazione, in un mondo per certi aspetti inesplorato e che ha fatto le fortune dei movimenti civici, capaci di comunicare e di intercettare un dissenso e di farne una potente arma di contrapposizione politica. Vogliamo lasciare a loro questa arma che per vocazione e per storicità da sempre ci appartiene? Investire sui giovani, sulla loro formazione umana o politica è il compito che ogni partito, ma soprattutto il PDCS, deve raccogliere come sfida per il futuro, coniugando la nostra tradizione ricca di valori cattolici e di una naturale forte connotazione sociale con un rinnovato e reale spirito innovativo, capace di affrontare le molteplici sfide che la globalizzazione ci impone. Tanti temi scottanti che richiedono la nostra attenzione saranno lo scenario sul quale ricostruire e consolidare il lavoro sin qui svolto. Temi come l'economia, bisognoso di un forte rilancio per ridare vigore al nostro Paese, creando nuovi investimenti e possibilità di occupazione. Il lavoro che, partendo da un concetto meritocratico, premi le persone capaci di investire sulle proprie capacità per generare eccellenza e conseguentemente valore aggiunto, su cui fondare una società dinamica e fortemente competitiva. La finanza che deve bandire gli errori ed il pressappochismo del passato per confrontarsi in modo trasparente con esigenze di un mercato che richiede maggior flessibilità ed operatività per poter competere. Ma tutto ciò, a mio modo, è inutile se non ridaremo dignità ed importanza ad un valore troppo volte trascurato, l'educazione, vero motore di rinnovamento che prende origine dal primo nucleo della nostra società, la famiglia, una realtà troppo spesso trascurata e vittima di quel laicismo positivista che l'ha ridotta a pura espressione numerica, negandole il diritto di educare e formare i soggetti del futuro. Ecco la necessità di creare un confronto serrato, leale ma deciso e con tutte le forze sociali e politiche per condividere questa esigenza di cambiamento, ma mai dimenticando chi siamo e che cosa rappresentiamo. Un grande partito con grandi ideali, ideali da difendere e da perseguire con la grande risorsa che è la nostra storia e le persone che ne hanno fatto e ne fanno ora parte. Concludo auspicando che questo percorso ci trovi pronti e partecipi e che dal Congresso emerga forte il bisogno di continuare in questo processo di ammodernamento del nostro partito, con l'impegno e l'entusiasmo che sapremo trasmettere con il nostro operato. Mi piace concludere con una citazione di Papa Giovanni XXIII che diceva: «Parlate di ciò che vi unisce e seppurerete ciò che vi divide». Grazie.